siamo con Paolo Pari, direttore di Alma Verde. Questa vostra campagna che parte per informare il consumatore, su cosa verte? Ma noi quest'anno abbiamo fatto una nuova strategia di comunicazione che poi si concretizza poi nella realizzazione di spot pubblicitari sostanzialmente, cercando di posizionare il marchio Alma Verde Bio in una, come posso dire, ad un livello di grande marca alimentare, cioè usciremo un po' da quelli che sono i binari stretti del biologico, quindi da Alma Verde Bio passa al biologico, che è stato il payoff, il claim più, che ha accompagnato il marchio negli ultimi 5-6 anni, a un concetto di Alma Verde Bio volersi bene, cioè Alma Verde Bio vuole essere una marca nota, affidabile per il consumatore, per una gamma di prodotti alimentari di qualità con il valore aggiunto del biologico. Questa per noi è una scelta molto importante, riteniamo che sia una sfida, ma pensiamo di poterla perseguire con successo, perché partiamo da una notorietà che il marchio, ha raggiunto fra i consumatori italiani, non solo fra quelli del consumatore biologico ma anche quelli che non consumano biologico, dalla gamma dei prodotti che va dai freschi ai trasformati, è una gamma che è in continua evoluzione, continuo approfondimento, con inserimento anche di prodotti innovativi per quanto riguarda i prodotti biologici, quindi prodotti ad alto contenuto di servizio, perché ci rivolgiamo al mercato moderno sostanzialmente, alla distribuzione moderna, e poi l'esperienza e il know-how che hanno le aziende di Alma Verde Bio nel proprio settore merceologico, nel campo dell'agroalimentare e nell'approccio al mercato. Da direttore, immagino che lei abbia tutti i giorni un polso della situazione molto molto veritiero. Cosa sta succedendo adesso nel mondo dei supermercati e ovviamente del bio? Ma il discorso è difficile dare una risposta esaudiente a questo, perché nessuno penso sappia che cosa stia succedendo. Chiaramente c'è una palpabile situazione di crisi, questo è innegabile. Il prodotto biologico rappresenta oggi la possibilità di differenziare l'offerta puntando su prodotti di qualità, offrendo delle determinate garanzie al consumatore, e secondo la nostra opinione oggi il prodotto biologico può essere uno strumento perseguibile quotidianamente e concretamente in ogni momento della giornata, non solo legato alla tavola, al pasto, ma in ogni momento della giornata, per migliorare la qualità della nostra vita, partendo proprio dalla qualità dell'alimentazione. E poi c'è un fatto che noi ci teniamo, vogliamo sottolineare sempre in maniera molto particolare, che per noi l'agricoltura biologica non è un salto nel passato, un ricordo bucolico, è un processo produttivo funzionale a uno sviluppo e un progresso sostenibili e di qualità. E quindi quello che però anche i prodotti biologici, muovendosi sul mercato, non possono non subire, non sentire, avvertire che c'è una situazione di crisi. Però ripeto, è un'occasione che può avere il mercato e anche possono avere anche i consumatori per fare scelte di qualità. Alma Verde ha una gamma completa di prodotti biologici, sì. Ne manca qualcuno? Ma diciamo che le categorie merceologiche sono tutte interamente coperte, le categorie proprio. Poi è chiaro che le gamme per categorie merceologiche sono in continuo divenire, perché le aziende che stanno dietro ad Alma Verde Bio sono aziende con adottati una grandissima esperienza, una grandissima capacità, come detto prima, quindi le gamme e gli assortimenti sono destinati ad approfondirsi, quindi mancherà magari qualche prodotto particolare, però nel tempo si arriverà a coprire tutto.